Allora, vi faccio vedere questo prodotto che ho preso dalla Lidl oggi. Stava tra i prodotti, insomma, che mettono lì al centro negozio. E è una idropulitrice con una potenza massima di 120 bar. L'ho presa perché le funzioni che ha sono veramente molte e poi ha molti accessori. Allora, intanto vi faccio vedere. All'interno, vabbè, troviamo il tubo, poi i vari agganci con i vari filtri, poi il corpo, lo faremo? Sì, eccola qua, dell'idropulitrice, eccolo qui, con l'attacco sciuco, eccolo qua, poi il tubo per andarla a collegare all'idropulitrice e all'acqua. Istruzioni e poi la pistola che va montata in questo modo. Eccola qua. Allora, questi sono tutti gli accessori e quello che trovate dentro la confezione. Adesso lo vado ad assemblare e parliamo un po' più nei tecnicismi dell'idropulitrice. Allora, gli accessori che ci sono veramente tanti e onestamente, aprendolo, uno rimane anche un pochettino spaventato per capire, insomma, tutto il funzionamento. Però poi alla fine, se ci fermiamo un secondo, che vi faccio vedere, non è così complicato. Allora, cominciamo con il primo accessorio, che è questo qui, che trovate libero nella scatola, che va montato qui. È molto semplice, mi sembra che era così la posizione. Vediamo un po', aspettate, eccolo qua, sì, e questo è il primo pezzo. Poi troverete questo pezzo qui, che all'interno ha un filtrino e va attaccato qui, che è la parte praticamente dove entra l'acqua, quindi qui poi ci si andrà ad attaccare il tubo di entrata dell'acqua. La particolarità che ha questa idropulitrice è che praticamente può pescare l'acqua sia dal tubo del rubinetto, quindi andando a mettere il tubetto, sia in un secchio d'acqua, quindi possiamo utilizzarlo anche per aspirare l'acqua da un secchio. Infatti ha, aspettate, ha quest'altro accessorio, eccolo qui. Noi qui abbiamo praticamente il tubo che va agganciato qui, vedete? Così. E poi da quest'altra parte, vi faccio vedere, quest'altra parte qui. Allora, o l'andiamo ad attaccare a un rubinetto dell'acqua e va benissimo, oppure andiamo ad attaccare questo che è un altro filtro, così, e andiamo ad inserire questo tubo all'interno di un secchio, di un pozzo, dove vogliamo, per aspirare l'acqua. Se stiamo a un lago, se stiamo su una barca e abbiamo la possibilità di avere la 220 che c'è un inverter, con questo qui andiamo ad aspirare l'acqua. Quindi i due filtri ve li ho fatti vedere, questo qui ve l'ho fatto vedere, adesso andiamo a vedere la pistola. La pistola, allora aspettate, questo lo levo così se dà fastidio, mette paura, una volta aperta la confezione ci sono talmente tante cose che crea confusione, quindi se uno è abbastanza esperto anche in un po' di intuizione ci si arriva, se no bisogna guardare le istruzioni e capire, però se non si è esperti un pochettino del fai da te si rimane un pochettino spiazzati, insomma. Allora, vi dicevo, abbiamo questa qui, che questa qui è la pistola vera e propria. Allora, la prima parte si attacca così, va fissata a baionetta, vedete? E quindi abbiamo da quest'altra parte la possibilità, allora, di attaccare dove il ce li ho. Qui, eccoli qui, vediamo. Diverti accessori per schizzare l'acqua. Allora, prima si attacca questo qui, guardate, eccolo qui, a baionetta, e poi in questo caso, ad esempio, andiamo ad attaccare questo qui. Scusate, eccolo qui, questo qui, che questo qui, ad esempio, è lo schizzettino, quello che fa l'effetto proprio doccetta, quindi non è nulla di esagerato. Adesso poi vi faccio eventualmente vedere anche in funzione, così sentiamo anche il rumore.
si è rumorosa. Poi questo lo possiamo andare a togliere, eccolo qua, e poi abbiamo la possibilità di, leviamo anche questo, di attaccare questo qui. Questo qui, guardate che carino, ha quattro tipi di getto. Eccolo qua, si attacca a baionetta questo qui, è molto semplice, vedete? Poi invece nella parte questa qui basta, della pistola, ci va attaccato direttamente questo qui, che è il tubo, il flessibile dell'idropulitrice. Allora lo andiamo a liberare, così vi faccio vedere pure questo montato. Eccolo qui, vedete? Ha la baionetta qui, quindi andiamo ad inserirlo, vedete? A baionetta. Dall'altra parte abbiamo un'altra baionetta, aspettate, eccolo qui, l'altro capo, che va agganciata qui davanti. Oh, guardate, eccolo qua. Quindi l'acqua entra da dietro, riesce da davanti e la utilizziamo con la lancia. Quindi una volta montato il tutto è abbastanza semplice, è capire insomma tutti i pezzi a quello che servono. La cosa poi che manda un pochettino, forse che mette un po' di insicurezza, sono questi attacchi qui, che sono quelli che se usiamo l'acqua dal secchio, che ci sono i filtrini, quindi questi possono mandare un pochettino, perché dice oddio dove va messo. Quindi questo è molto, poi una volta che si guarda le istruzioni ci si capisce, se no voi guardate il video che ho fatto io, così è tutto più chiaro e trasparente. L'idropulitrice, che vi dicevo, molto versatile, perché addirittura si potrebbe annaffiare con questo schizzo qui, vedete, oppure impostando uno di questi qui nel modo più delicato ci si può annaffiare prendendo l'acqua anche in un secchio o in un pozzo dove andiamo a fare l'acqua, la raccolta dell'acqua piovana. E poi 120 bar massimo, arriva fino a 120 bar, non è così poco, perché calcolate che l'idropulitrice, quelle classiche che si comprano, anche quelle della Parkinside, vanno intorno ai 180-200 bar, quindi sono più potenti, ma non esageratamente più potenti. Ne ha tre, vedete, spray a metà praticamente, 800 bar, e poi la pulizia, e dovrebbe essere la potenza quella massima. Ha queste tre funzioni, quindi si accende con questo pulsante di accensione e poi con questo qui si decide tra le tre opzioni quella che si vuole utilizzare. Adesso la vado ad attaccare in maniera così spartana per farvi sentire il rumore e per farvi vedere i getti che possiamo utilizzare in maniera molto molto veloce. Comunque è un prodotto che io ho acquistato alla Lidl, ho pagato 80 euro, 79,90, e ciclicamente viene messo in vendita, quindi se lo riuscite a prendere in questa settimana e siamo al 1° settembre, bene, se no sappiate che ciclicamente viene rimesso in vendita. Se lo avete già acquistato e lo state utilizzando, fatemi sapere come vi state trovando. Adesso lo vado a collegare e vi faccio vedere le ultime cosette e chiudiamo il video. Allora, come prima cosa vi faccio vedere, allora, vi dicevo, attacchiamo questo qui alla fontanella, vedete, proprio a baionetta, è molto semplice. L'altra parte lo andiamo ad attaccare qui, che è l'entrata, vedete, il filtrino è l'entrata. Vado ad attaccare la corrente. Allora, dopo che ho attaccato anche l'altra parte, l'estremità del tubo lì, vado ad aprire l'acqua, eccola qua, acqua aperta. Andiamo ad accendere questo qui. È andata in pressione e si è bloccata. Poi una volta che io premo il grilletto dovrebbe partire. Allora aspettate che levo il blocco. Però adesso non abbiamo collegato nessun beccuccio, ci abbiamo il nulla, vedete? Quindi andiamo a mettere questo qui, che era quello lì che vi dicevo che aveva i quattro oggetti, e proviamo. Vedete? Questo è uno, e comunque la potenza minima, perché come vi avevo detto, qui possiamo mettere medio, vedete, e stiamo al centro, e poi andiamo all'ultimo che è potente. Comunque
Vedete, quando non si usa si ferma e diventa super silenziosa. Allora, adesso sta alla massima potenza, quindi dovrebbe essere, come ci dicevano, 120 bar. Cambio lo schizzo, aspettate. 2. Tre. E questo è l'ultimo, che è quello un po' più ignorante, eh? Vedete? E adesso abbiamo l'ultimo che non vi ho fatto vedere, che è questo qui, quella doccetta. Allora lo vado a cambiare, vi faccio vedere che questo qui, allentiamo un pochettino qui, vedete? Poi allentiamo qui, questa parte blu, andiamo ad inserire questo, così, e stringiamo quello blu, eccolo qui, e poi qui sopra andiamo a mettere questa cipolletta a schizzo, che è quella che vi dicevo che eventualmente si può utilizzare anche per annaffiare. Guardate, eh. Ah, io per utilizzare questa vi consiglio di mettere la potenza quella più bassa, eccola qua, così non rovinate le piante, vedete? Allora, il prodotto è questo qui. Non è il top dell'idropulitrice, però col fatto che può essere utilizzata anche per pescare l'acqua dal secchio in maniera passiva o da un pozzo, è molto comoda. Gli accessori sono molti, è silenziosissima e si trasporta in maniera molto facile. Quindi io come prodotto ve lo consiglio. Se vi serve un prodottino versatile per schizzare l'acqua, è molto molto comoda. Ultima cosa, perché forse durante il video qualche imprecisione ve l'ho detta, per riporlo, guardate, il filo elettrico va messo qui, la pistola va smontata e va messa qui, e nella parte sotto andiamo a mettere il tubo che va collegato alla pistola. Quindi l'unica cosa che rimane libera è questo qua, il tubo, quello che va collegato all'acqua o al secchio dell'acqua. Tutto qua.